Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. TCL lancia 40R 5G, uno smartphone economico con uno schermo grande e con connettività 5G che può sfruttare appieno la velocità internet fino a 1,6 GB al secondo. Prima di andare avanti, vi invito come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Saluto gli amici di Digitabili.blog e gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione troviamo, oltre al nostro smartphone, i classici libretti di istruzioni, spillino per i vano SIM, cavo di ricarica USB tipo C e un caricabatterie a 10 watt, anche se lo smartphone supporta la ricarica a 15 watt. Il TCL 40R 5G è costruito interamente in policarbonato di ottima fattura e con una trava posteriore zigrinata che offre un ottimo grip e non trattiene le impronte. Le misure sono di 164,5 x 75,4 x 8,9 mm di spessore per un peso di 192 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra il bilanciere volume, abbiamo poi il tasto di accensione e spegnimento che integra i sensori delle impronte digitali, che è veloce e preciso 10 volte su 10. Nella parte sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM più la micro SD. Nella parte inferiore abbiamo jack 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C, altoparlante di sistema che purtroppo è mono. Nella parte superiore abbiamo il secondo microfono e sul retro il modulo delle fotocamere. Il TCL 40R 5G monta un display Next Vision da 6,6 pollici in diagonale con risoluzione solo HD+ di 1612x720 pixel e ha un refresh rate a 90 Hz. La luminosità massima è di 400 nits, quindi non è il massimo sotto la luce diretta del sole, anche se c'è una funzione che migliora leggermente la luminosità. La qualità delle immagini è buona, come gli angoli di visione. Il display è ben tarabile e personalizzabile con le funzioni Next Vision di TCL. Parlando invece di hardware, su questo TCL 40R 5G abbiamo un processore MediaTek Dimensity 700, octa-core a 7 nanometri da 2,2 GHz, affiancato da una GPU Mali G57, poi abbiamo 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile tramite microSD. Come connettività abbiamo il supporto al Dual SIM 5G, il Wi-Fi AC Dual Band, Bluetooth 5.1, abbiamo i vari GPS ed è presente anche il chip NFC per i pagamenti. Presente anche il jack da 3,5 mm e l'audio è solamente mono di discreta qualità. Il TCL 40R 5G monta una batteria da 5000 mAh che vi porta quasi a 2 giorni di utilizzo con una singola carica. Supporta la ricarica a 15 watt, anche se in confezione abbiamo un caricabatterie da soli 10 watt e purtroppo non è presente la ricarica wireless. Per il reparto fotografico, TCL 40R 5G monta tre sensori posteriori, la principale è una 50 megapixel f1.8 e poi abbiamo le classiche due inutili 2 megapixel, una per le macro e una per l'effetto profondità. La fotocamera anteriore è da 8 megapixel f2.0. Con buona luce, il sensore principale riesce a tirar fuori ottimi scatti, con bellissimi colori e dettagli. Con poca luce viene in aiuto la modalità notturna. Sufficiente invece la fotocamera frontale da 8 megapixel per i selfie. I video vengono registrati fino al 1080p, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione elettronica.
Lato software, questo TCL40R 5G arriva con Android 12 e le patch sicurezza aggiornate a 5 agosto 2022, quindi siamo un po' indietro lato aggiornamenti. Nel complesso comunque il software è ben ottimizzato e rende lo smartphone abbastanza fluido, senza nessun bug o lag particolare. Ci sono delle piccole personalizzazioni TCL ed sono presenti le classiche gesture, modalità dark, eccetera. Una cosa che non mi è piaciuta è stata trovare molte app e giochi preinstallate al primo avvio. TCL40R 5G viene venduto ad un prezzo di circa 200 euro. Vi lascio qui sotto il link d'acquisto in descrizione. Per concludere, TCL40R 5G è uno smartphone equilibrato, perfetto per chi vuole tutta la potenza del 5G spendendo poco e per chi cerca un display grande. I punti di forza sono il display, il modem 5G alla massima potenza e l'autonomia. I punti deboli direi il reparto fotografico secondario e con l'audio stereo come fratello minore 405 sarebbe stato perfetto per i contenuti multimediali. Per oggi è tutto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e se il video vi è piaciuto lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info scrivete pure nei commenti. Ciao, alla prossima!